una visione, di un percorso. Qui siamo nel palcoscenico, qui c'era il palcoscenico del teatro Galli, del teatro, del nostro teatro riminese. Questa, qui c'è la buca dell'orchestra e lì, se vi ricordate questa immagine in bianco e nero di tutti i riminesi che sono a teatro, lì c'è il palco dove i riminesi potevano guardare. Oggi parte, è una bella giornata, è una giornata importante perché oggi apriamo i lavori del corpo centrale del teatro, un cantiere importante, diversi bandi per i lavori, è stato completato, ancora non finito, il foyer del Teatro Galli. Ci saranno i lavori per l'impianto scenico meccanico, per tutto l'apparato decorativo. Oggi partono i lavori del corpo centrale del teatro, la costruzione del teatro vero e proprio, palco, palcoscenico, la buca dell'orchestra. Io sono anche emozionato perché è una giornata importante per Rimini. Qui c'è la ferita della guerra, qui ci sono le bombe, qui c'è la storia che è passata, c'è anche l'odore della palestra, del campo da basket, di pallavolo, la pallamano, c'è l'odore della sarila, qui si giocava, noi bambini venivamo a giocare e a vedere la pallacanestro. Il mondo cambia, la città cambia, c'è una direzione di marcia, per questo simbolicamente le fogne da un lato e il teatro dall'altro sono i simboli della nuova ripartenza di Rimini. E non sono simboli a parole, ma sono cantieri che abbiamo voluto far partire. 154 milioni per le fogne, se andiamo al Parco Marecchi ci sono già i cantieri, il depuratore di Santa Giustina, il dimezzamento degli scarichi fognari nel 2016 del 60% e il grande motore del teatro. Il teatro per una città è l'anima, è l'identità, è la comunità. Così come il cavallino sta alla Ferrari, il teatro di Rimini sta alla sua comunità, al senso di una città che rinasce. È il più grande cantiere italiano dedicato ad un teatro storico che si rifà dopo 60 anni. Stiamo investendo su una nuova direttrice di marcia, stop ai motori immobiliari, al cemento, al consumo del territorio e investimento sui motori culturali. Insieme al teatro, una trentina di milioni di investimento, è partita la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, 400.000 euro ridaranno la Sala dell'Arengo ai riminesi, quindi Piazza Cavour non più spazi così un po' abbandonati, ma un grande polo museale con il Palazzo del Podestà e la Sala dell'Arengo che completeranno, quindi un teatro che avrà un museo di fianco. Poi ancora, anche come dire, si può vedere dagli atti che abbiamo fatto, che sono qui, centinaia di migliaia di investimento per il Giardino delle Mimose. Il Fulgor, la Casa del Cinema, Fellini, 8 milioni di bando, ribasso d'asta, 5 milioni. Quindi la città che riparte, il centro storico che è il centro di una comunità. Guardate, stiamo facendo, nella disperazione in cui un paese è, senza una lira, senza un euro, stiamo investendo per il futuro. Tu puoi fare gli asfalti nuovi, i lampioni, gli eventi in centro, ma senza una funzione, senza un motore forte, il centro e una comunità non si sentono parte, non possono ripartire. Oggi partiamo. E questa è una scena emblematica perché cambieremo abitudini. Abbiamo completato il parcheggio di Italo Flori, partirà a primavera il parcheggio Scarpetti. Non è possibile che tra quella croce malatestiana che vedete, che è la nostra rocca di Sigismondo Pandolfo Malatesta, e il teatro dell'Ottocento, ci sia quella macchina. Non è possibile che ci sia una lamiera. Dobbiamo rimettere al centro le funzioni culturali che attraggono milioni di persone. Turismo è cultura, non ci sono più parole separate, per cui oggi apriamo davvero, come dire, è una giornata importante e noi abbiamo stretto un patto anche con le aziende che lavorano per provare a realizzare un sogno, cioè chiudere e aprire questo teatro per ridarlo ai riminesi entro il mandato, tra il 2015 e il 2016.